salve a tutti, questo è un messaggio personale e di condivisione, condivisione di questo momento folle che stiamo vivendo. Io solitamente dico la storia dell'umanità è destinata a ripetersi e da quando c'è l'essere umano su questo pianeta Terra, la guerra è sempre esistita. Certamente ti viene da dire io ripudio la guerra, come è scritto anche nella nostra Costituzione. Come qualsiasi persona dotata di un attimo di sensibilità e di intelligenza ripudia la guerra, anche perché la guerra porta morte e distruzione, che è l'esatto contrario di quello che è la vita. Però c'è da fare una considerazione. La guerra esiste ed esisterà perché l'uomo è perennemente in conflitto. La radice della guerra è all'interno di noi, non è al di fuori. Noi quello che vediamo al di fuori sono i suoi frutti o le sue macerie. Quindi è inutile essere ipocriti e inneggiare alla pace, perché fino a che noi non ci trasformiamo, non trasformiamo proprio questo copione di fondo dell'essere umano che non fa un salto di consapevolezza, noi continueremo a parlare di pace quanto vorremmo, però prepareremo sempre la prossima guerra, perché è un ciclo continuo che si ripete. A questo proposito voglio leggere un passaggio di Osho. Dice: l'intero passato è stato distruttivo. Con la stessa energia l'uomo avrebbe potuto creare il paradiso sulla terra. Invece tutto ciò che abbiamo fatto è stato creare l'inferno. Ma la questione non è cambiare ideologie politiche del mondo, non è insegnare alla gente a vivere nella fratellanza, perché queste cose sono state tentate ed hanno fallito. Tutto questo fallisce perché l'uomo è diviso al suo interno e la stessa gente che parla di pace è la causa di questa divisione, perché non ci si rende conto che c'è sempre una divisione, l'uomo buono, quello cattivo, appunto, quello inferiore, quello superiore, quello che è sacro, quello che è profano, il materiale, lo spirituale. Questo, dice Osho, è creare una frattura nell'anima, dove esiste a questo punto una guerra costante. D'altronde lo stiamo sperimentando proprio non solo nei giorni nostri dove c'è una guerra e quindi i media ci bombardano con questo tipo di guerra, con quello che sta accadendo, ma quante guerre ci sono al mondo? Cioè non serve andare molto in là per capire che ci sono delle guerre anche proprio al nostro interno, nel nostro vicinato, tra vaccinati, non vaccinati, tutto ciò è discriminazione, tutto ciò è creare un conflitto, tutto ciò è creare sempre una rottura nell'anima. Pertanto, fino a che non si fa un salto di consapevolezza, noi potremo parlare di guerra e di pace per l'eternità. Questo non cambia, non cambierà nulla. Pertanto, quello che io dico, ed è la cosa forse più importante, cerchiamo di essere consapevoli. Solo la consapevolezza ci potrà dare la libertà. La libertà. Già solo il pensare che un paese una mattina dichiara guerra ad un altro, per chissà quali ragioni politiche o sotterranee, che tanto noi comunque la verità non la sapremo mai. Già solo questo, il fatto che io mi devo assoggettare a una decisione che non è comunque la mia e che comunque ripudio, mi fa letteralmente rabbrividire. Mi dispiace, ma siamo dentro una prigione senza fine. E fino a che l'uomo non si rende consapevole di questo, non potrà mai, mai esserci una vera trasformazione e gettare i semi per un mondo nuovo. Scusatemi lo sfogo, ma è un momento così. Uniti, sempre. Grazie di avermi ascoltato. Alla prossima.